Siamo in compagnia di Maurizio Vella, la Juve Stabia ci è sconfitta anche domenica contro il Lecce, due partite, due sconfitte, tre gol subiti e zero fatti, non inizia proprio benissimo il campionato della Juve Stabia. Ma il campionato a Melfi abbiamo sbagliato la partita, contro il Lecce in casa si è vista un'altra squadra, ma ci sono tanti margini di miglioramento e cerchiamo già domenica a Catanzaro di far meglio. Il problema che risalta maggiormente è questo zero gol fatti, in attacco comunque può contare su grandi giocatori come Teni, Castro, Ripa, Gatto, quindi secondo te c'è la possibilità di sbloccarsi già a Catanzaro oppure comunque c'è qualche problema? Ma sicuramente abbiamo calciato tante volte in porta, poi il calcio vive di episodi e speriamo che a Catanzaro saremo più fortunati. Con l'infortunio di Nicastro probabilmente troverai più spazio, ti senti pronto comunque per una maglia titolare, considerando anche che la maggior parte degli addetti ai lavori ti ha eletto come migliore in campo dal momento del tuo ingresso in campo con il Lecce? Ma io o parto dalla panchina o gioco da titolare, do sempre il massimo, poi sono le scelte dell'allenatore se mettermi in campo o no. Il Catanzaro ha racimolato un punto a Foggia, un campo difficile, quindi avrà il morale alto comunque dopo un punto importante a Foggia. Come si va a Catanzaro e cosa vi aspettate appunto dal Catanzaro? Noi dobbiamo guardare solo a noi, poi non ci interessa il Catanzaro, se noi facciamo una buona prestazione andiamo a vincere a Catanzaro. Ti senti infine di fare una promessa ai tifosi che comunque sono abbastanza preoccupati dopo un inizio così? Non è tempo di fare promesse. Ma l'unica promessa che posso fare è che diamo il massimo e basta, senza promesse. Grazie.